E quando mancano poche ore al Natale siamo lieti di avere ospite al telefono Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'evangelizzazione e per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo. Buongiorno Eccellenza, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutti gli telespettatori. Grazie per essere con noi questa mattina. Come dicevo, quando mancano poche ore al Natale, vogliamo parlare di un'iniziativa molto bella, importante, che si sta svolgendo in Vaticano, l'iniziativa 100 presepi, che provenienti da vari paesi d'Europa stanno abbellendo davvero questo Natale, il cuore di questa esposizione. Ecco, Eccellenza, io partirei dalla nascita. Da dove nasce questa iniziativa e qual è il senso? Questa iniziativa nasce in continuità con una tradizione a Roma molto importante. Un tempo, fin dal subito dal dopoguerra, era i 100 presepi a Piazza del Popolo. E non potendo più continuare in quella tradizione, noi abbiamo pensato al grande valore che il presepe possiede nella tradizione culturale italiana, nella tradizione delle nostre famiglie. E poi, perché no, anche nella tradizione delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, e quindi abbiamo fatto 100 presepi in Vaticano, una cosa molto significativa, siamo alla quinta edizione, nel colonnato del Bernini, e quindi direi anche suggestivo l'ambiente in cui viene realizzato, perché come si sa, Bernini con quel colonnato intendeva l'abbraccio a quanti vengono a Roma, l'abbraccio della Chiesa, ecco, è l'abbraccio di Gesù bambino a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo. Ecco, il Natale e il presepe parlano al cuore delle persone e non a caso questo presepio allargato, potremmo definirlo così, sono esposte alcune opere che ricordano alcune delle tragedie che stanno affliggendo l'umanità, la guerra nel cuore dell'Europa, la guerra in Ucraina, ma anche il grande tema della crisi climatica. Ecco, Eccellenza, perché guardare al presepe, perché guardare alla Natività per descrivere quanto sta accadendo e quindi provare anche a convertire attraverso questo segno potente l'uomo del 2022-2023. Ma come si sa, nel 2023 ci sarà il centenario del primo presepe realizzato da San Francesco a Greggio. E l'intento di San Francesco con questo presepe era proprio quello di rendere vivo, presente, attuale nella vita delle persone l'evento che ha cambiato la storia, la nascita di Gesù, del Figlio di Dio in mezzo a noi. Il presepe, oltre ad essere una grande opera artistica, però è una provocazione, non dimentichiamolo. È una provocazione alla nostra fede, è una provocazione a fare in modo tale che la fede non diventi un'abitudine, neanche una teoria astratta. La fede vuol dire dare risposta alle vicende che ogni giorno costituiscono la nostra vita, sia personale che sociale. Ecco perché anche questa volta i 100 presepi in Vaticano hanno voluto accogliere questa provocazione e infatti la mostra, il primo presepe, presenta un bel presepe in legno che è stato salvato da un museo in Ucraina. Poi quanti vengono si ritroveranno che l'ultimo presepe è la rappresentazione di Marioupol, nome tristemente ormai conosciuto da tutti quanti noi per le vicende di violenza, di morte, di distruzione che hanno toccato quella città e il simbolo di una nazione distrutta. Ecco, quel presepe ricorda ancora una volta che Dio si fa presente nella nostra vita di tutti i giorni, ma che noi non possiamo fare retorica davanti alle vicende della vita.
Ecco, Eccellenza, Papa Francesco ci ha lasciato un documento fondamentale nella comprensione del presepe, questa lettera dal titolo Admirabile Signum, che è significativa già dal suo titolo per quanto riguarda proprio l'importanza del presepe. Voglio citare un breve passaggio. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia la rivoluzione dell'amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe Gesù proclama con mite potenza l'appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato. Ecco, allora le vorrei chiedere, alla luce anche di quanto ci dice Papa Francesco, quali gesti devono contraddistinguere queste ultime ore che ci separano dal Natale? È quello che Papa Francesco ha comunicato così bene in quel documento. Innanzitutto quello di percepire la tenerezza della presenza di Dio in mezzo a noi. Ecco, innanzitutto scoprire che Dio non ci lascia mai soli. Dio che si fa uomo, che si fa uno di noi, che acquista il nostro corpo, il nostro spirito, è in grado anche di venire incontro a tutte le nostre esigenze. La prima cosa che il Natale ci dice è proprio questa. Noi non abbiamo un Dio che non comprende le nostre situazioni di vita, sia quelle belle sia quelle di sofferenza, ma abbiamo un Dio che in tutto ha vissuto pienamente la nostra umanità, tranne in quel peccato che ci allontana sempre da Dio. Poi c'è la seconda dimensione, è quella un Dio che si fa vicino a noi, ci chiede anche a noi di farci vicini agli altri, e quindi la tenerezza di Dio diventa per noi una provocazione a vivere la misericordia. La tenerezza è una delle espressioni della misericordia e quindi la capacità di riconoscere quante situazioni di vita in questi giorni ci capitano per poter dare il segno concreto della vicinanza di Dio, della vicinanza della misericordia di Dio e della solidarietà tra gli uomini. Tutto questo ci fa capire quanto il presepe ci riporti al realismo evangelico che ci obbliga realmente a guardare in profondità a tutti gli avvenimenti che ci accadono, ma soprattutto ad essere capaci di individuare le persone a noi più vicine che sono nel bisogno. È quello che poi il Papa ci richiama quotidianamente, raggiungere le periferie esistenziali, quindi tutte le diverse forme di povertà, da quella povertà materiale a quello che è la povertà di chi si sente solo, di chi vive emarginato, di chi si sente incompreso, di chi vive con dei dubbi, di chi è depresso. Quante situazioni nella vita che ci fanno toccare con mano l'esigenza di vivere pienamente della misericordia. Eccellenza, lei è anche il delegato per il Giubileo, l'anno santo del 2025. Non posso non farle una domanda su questo pellegrinaggio di speranza, ecco, che potremmo in qualche maniera descrivere riferendoci al presepe. In una battuta, come ci stiamo preparando a questo anno santo che ormai è vicinissimo? Guardi, innanzitutto la ringrazio per la domanda che mi fa proprio in prossimità del Natale. Un autore francese nel dopoguerra, parlando della speranza, ci diceva: la speranza è nata nel giorno di Natale. Ed è proprio così. Nel giorno di Natale noi dobbiamo cogliere pienamente il volto della speranza, perché è la forza, il coraggio, il guardare con serenità al futuro che ci proviene dalla presenza di Dio in mezzo a noi. Poi il Giubileo si sta preparando, mi lasci usare l'espressione, scavando. Scavando vuol dire creando le fondamenta. Questi sono 2 anni di preparazione che sono molto intensi. C'è una preparazione che viene fatta in collaborazione con le autorità civili, quindi con il governo, con il commissario giubilare, con il comune di Roma, per quello che riguarda l'accoglienza dei pellegrini che saranno molto numerosi nel 2025. E quindi
la città, l'Italia tutta si deve preparare per accogliere i pellegrini che verranno a vivere l'esperienza giubilare. Poi c'è una preparazione che il Papa ci ha chiesto di realizzare nelle nostre comunità, e il prossimo anno, il 2023, sarà proprio dedicato a riscoprire i contenuti delle quattro Costituzioni del Concilio. Quindi siamo invitati tutti nelle nostre comunità, nelle associazioni, nei movimenti, in tutto quello che è la realtà della vita pastorale, e non dimentichiamo, sta vivendo con intensità, mi sembra, l'esperienza del Sinodo, quindi di un camminare insieme, e riscoprire però i contenuti del Concilio Vaticano II. Il Dicastero ha preparato dei piccoli quaderni del Concilio, li abbiamo chiamati, e sono molto utili, tascabili, strumenti molto agili, un linguaggio molto facile, indirizzati soprattutto a quelli che non hanno vissuto il Concilio ma desiderano conoscerlo molto di più. E poi il 2024 sarà l'anno dedicato alla preghiera. Anche in quello ci stiamo, direi così, dedicando particolarmente per esprimere al meglio la preparazione al Giubileo, che, non dimentichiamo, è un momento particolare di grazia che viene offerto alla Chiesa. L'ultima domanda, Eccellenza, è una domanda personale per ritornare al tema del presepe. C'è stato anche un arcivescovo Fisichella bambino, ecco. Secondo lei questa scena perché continua ad essere così intima, così struggente? Perché c'è ancora tanta commozione guardando al presepe? Eh sì, Fisichella bambino ritorna ancora tale quando apre la stessa scatola di quando da bambino mi hanno regalato un Gesù bambino molto bello. Quindi perché di questa emozione? Ma diceva il poeta che in ognuno di noi c'è il fanciullino, e guai se venisse meno. Il ritornare ad essere, come Gesù ci chiede, semplici, non estranei alla vita, ma cogliere il mistero della vita con semplicità, con occhi semplici, che sono quelli che riescono a penetrare di più, però, perché sono capaci di essere in sintonia con la semplicità stessa di Dio. Vede, noi tante volte, soprattutto noi teologi, amiamo complicare, ma Dio è semplice, e nella sua semplicità si fa bambino e insegna a noi la verità di Dio, l'amore di Dio come un bambino. Ecco perché a Natale abbiamo bisogno di ritornare tutti quanti bambini, in quella semplicità che caratterizza lo sguardo, l'agire dei bambini, per essere capaci di accogliere tra di noi il Figlio di Dio, bambino, che ci rivela quanto è grande Dio. Eccellenza, allora io la ringrazio di cuore per essere stato con noi e le auguro davvero un buon Natale da San Giovanni Rotondo, con la preghiera e l'abbraccio anche di Padre Pio. Grazie ancora. Grazie a tutti voi telespettatori, e facciamo nostro sempre l'invito di Padre Pio a guardare sempre all'essenziale. Grazie, grazie, grazie Eccellenza, restituiamo la linea alla regia.